Buongiorno YouTube, siamo di nuovo qui in diretta con Chris. Sì, sono io, vabbè. Volevo fare un'introduzione diversa questa volta. Allora, due video in un giorno solo è un record, no? Sinceramente, mi sono appena accorto che hanno appena rilasciato la 12V. Sì, buongiorno, sì, la 12V21B. Esatto, ho appena fatto il video sulla 12V21A e è uscita la 12V21B. È logico, cioè no, non è logico, però insomma è successo. E cosa hanno fatto? Hanno finalmente modificato la skin, anzi la texture, pardon, del blocco di Smeraldo. Esatto, hanno cambiato anche nome, si chiama Smeraldo. Attenzione, Smeraldo, si chiama Smeraldo! Ok, a posto. E hanno modificato anche il nome degli Smeraldi veri e propri. Se adesso riesco a prenderne uno, eccolo qua. Smeraldo, perfetto, ottimo. E se vi siete chiesti ma cosa diavolo è questa schermata qua, è una novità. Anche questa deriva dalla 12V21B. Adesso ve la spiego un po', va. Tanto qui abbiamo i blocchi edilizi, cioè i blocchi normali che utilizziamo per la costruzione. Poi abbiamo i blocchi decorativi, dove troviamo le cose che riguardano gli alberi, comunque sì, esatto, gli alberi, ma comunque le decorazioni, ecco, non so come spiegarvelo, la pietra rossa e tutte le cose che hanno a che fare con la pietra rossa, trasporti varie, tra le quali abbiamo i secchi, libri, le uova, i dischi, poi abbiamo le cibarie, ovviamente che contengono tutti i tipi di cibi. Sono state introdotte finalmente i due tipi di mele, così riesco a farvi vedere la differenza. Questa è quella normale che si ottiene. Aspettate, game mode 0. Che si ottiene dalla crafting delle pepite d'oro. E ci dà solamente 5 secondi di rigenerazione. Mentre questa è la mela che si ottiene con 8 cubi d'oro, quindi con quelli che si ottengono dalla fusione dei 9 lingotti d'oro, ce la potrò fare, e ci dà questo debuff: 30 secondi di rigenerazione e 5 minuti di resistenza e resistenza al fuoco. Diciamo che sono molto utili. E un'altra cosa, dobbiamo finire di vedere il menu. Esatto, scusate. Game mode 1, ok. Poi abbiamo gli attrezzi, ovviamente non sto lì a spiegarvi cosa c'è. Combattimento, armi e armature, distillazione, tutto quello che riguarda le pozioni e i materiali. Basta. E per il combattimento, se vi starete chiedendo, ma è scomodo tutte le volte se voglio mettere un'armatura a tornare in modalità survival e togliermi l'armatura, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ecco, qua non so perché, ma me l'ha tolta completamente. Non so come mai. Allora, dicevamo, ok, stavo dicendo, sì, è scomodo tutte le volte ca dover cambiare modalità di gioco perché non abbiamo la possibilità di inserire l'armatura attraverso la modalità creativa. E invece no, vi sbagliate! Perché in questo aggiornamento abbiamo la possibilità di utilizzare l'inventario della sopravvivenza. Lo sapevate questo? No? Bene. Adesso, tenendo premuto il tasto maiuscolo sull'elmo, sulla corazza, sui gamballi e sugli stivali, questi andranno automaticamente sul mio personaggio. Guardate che figata! Ok. Questa è una bellissima novità, anzi è molto comoda e serviva proprio a me, in quanto io, anche se gioco in modalità creativa, voglio l'armatura. Perché? Non lo so, perché sono un fesso e voglio l'armatura per creatura di mostrare in modalità creativa. Io voglio l'armatura e questa è una cosa che è adatta a me. Poi abbiamo il cerca oggetti che comprende tutti i tipi di oggetti, però se io qua scrivo legno, mi tira fuori tutti e tutti gli item di legno. Se io scrivo diamante, senza sbagliare, ecco, ho tutti gli oggetti di diamante. E credo che sia un'altra novità molto ma molto interessante.
E con questo credo di aver terminato le novità derivanti da questo nuovissimo snapshot appena rilasciato. E quindi ragazzi, vi saluto. Al prossimo video. Ciao ciao!